Rieccoci, è passata una notte, siamo usciti a cena in un posto molto buono che ha trovato Luna, quindi brava Luna, e spegniamo tutto e andiamo verso Courmayeur. Siamo teletrasportati molto vicino a Courmayeur e infatti di fronte a noi c'è già il Monte Bianco. Purtroppo c'è qualche nuvola, speriamo si diradi. Direi che puoi girare la fotocamera. Ok, allora quello è il Monte Bianco. Sì, comunque secondo me ci sarà una vista pazzesca oggi. Cioè, il cielo azzurro, ma c'è qualche nuvola, ma secondo me sarà top. Moments later. Siamo arrivati nel parcheggio dello Skyway. Multipiano molto grande. 80.000 euro all'ora. No, non è vero. Costa 1 euro all'ora per le prime 4 ore, dalla quinta in poi costa 5 euro fino alla 12ª ora. Quindi non costa neanche tanto in realtà. Se consideriamo che il parcheggio Malpensa, ad esempio, costa 3,60 euro all'ora. No, dai, va bene. Ecco, esatto. Ci siamo cambiati perché su sono 0 gradi all'ombra. Magari al sole fa anche un po' più caldo, però andare su in Bermuda mi sembrava Esatto. un po' arrogante e un po' da idioti. Quindi abbiamo messo i calzettoni di spugna, roba che non usciva dall'armadio da aprile, marzo. Maglione, maglietta maniche lunghe, Felpa, piumino. piumino. Comunque adesso usciamo dal multipiano e facciamo vedere la vista del Monte Bianco da qua davanti. 1 minute 37 seconds later. Allora, stavamo uscendo dal parcheggio, come vi abbiamo detto, però abbiamo notato questa cosa. Fagiana a bordo. Scusa, in che senso fagiano a bordo? C'è stata una bella ragazza. Ah, si mette gli adesivi da sola? È un po' come se uno si attacca sulla schiena o la mazza grande. Non penso che sia molto credibile. Fagiana a bordo. Fagiana a bordo. Boh, mi fa troppo ridere Fagiana a bordo. Allora, siamo usciti dal multipiano. Purtroppo abbiamo visto che su adesso c'è la nebbia, quindi ci hanno proposto di salire in anticipo rispetto a quando avevamo il biglietto, ma a questo punto aspettiamo mezz'oretta sperando che le nuvole si tolgano, perché arrivare su con la nebbia anche Però. no. Vuoi aggiungere qualcosa? Vabbè, tempo bello. Qua. Ho un po' caldino, infatti mi toglierò il maglione. Comunque quella lì è la partenza della Skyway, lì partono i cavi che vanno fino a su là. E speriamo che poi là in cima si levino quelle nuvole. Boh, adesso torniamo a vedere com'è il tempo su per capire se si può anticipare un attimo, che ci hanno consigliato anche di fare il tratto da Punta Heilbronner fino a Gil de Remy, tipo, che in Francia costa altri 33 euro in realtà, però hanno detto che è spettacolare. Andiamo a cercare di capire se riusciamo a fare anche quello con i tempi che abbiamo adesso. More moments later. Alto, eh? Sono andati per ventilazione. Quando ha rallentato sul palo. L'hai sentito? Ti è piaciuto? Quindi adesso devo cambiarla? Sì. Seconda tratta fino alla vetta. Si carica? Vediamo se sopravviviamo. Ok,
Luna? Allora? No, sono tranquilla. Sei tranquilla? Sì. Molto nervosa. Sì, ma non mi dai quell'effetto lì del punto. No, ti dà l'effetto del punto. La Terra è vicina, non mi sembra molto vicina. Che spettacolo! Chi vuole scendere giù al rifugio Torino, l'accesso è comodissimo, c'è un ascensore di 80 metri scavato nella roccia e una galleria di un centinaio di metri, si accede al rifugio là sotto. Primo piano. Grazie a voi, buona domenica, arrivederci. Ma raga, c'è un bel fresco qua comunque. Già che c'eravamo, ci hanno consigliato di fare anche la tratta da qua, Punta del Bronner, fino a Gildunity, e noi abbiamo ascoltato il consiglio, speriamo di non rimanere bloccati a Chamonix. Biglietti fatti e andiamo. Ma quante persone ci sono? 4 al massimo. Quindi entriamo in quella dopo? Sì, anche nell'ultima. Ah, ok. Sì, non c'è tanta attesa, sono 2 per cabina. Così riusciamo a fare i video bene. Sì, va bene, grazie mille. Prego. Gentilissimo. Grazie. Con quello che costa, Luna, apri gli occhi, perché adesso ci facciamo tutta la traversata sopra il ghiacciaio. Direi che essendo solo noi possiamo toglierci la mascherina. Sì, esatto. Comunque ringraziamo il fans, ti ricordi come si chiama? No. Comunque ce l'ha detto un fans di questa cosa, perché in realtà non sapevamo neanche ci fosse questa tratta. Quindi grazie, speriamo di non rimanere bloccati da con le attese. Eventualmente ti mandiamo la fattura a casa del taxi. Non me l'aspettavo. Ah, guarda quando dicono i crepacci. Guarda qua. Pericolosi, eh. Il tizio giù ha detto che basta che aspetti un centinaio di anni che si scioglie del tutto il ghiacciaio, poi puoi uscire. Eh sì, qua sono i movimenti del ghiacciaio che continua a spostarsi verso valle a velocità differenti, e velocità differenti provocano questi crepacci. Che se arrivi dall'alto e non vedi, ci vai dentro e muori. Comunque figata, questa mini cabinovia fa anche le pause per farvi fare le foto e si è appena fermata proprio di fronte alla cima del Monte Bianco. Fans, la cima del Monte Bianco. Cioè, cioè quella? Quella lì, sì, dove ci sono un po' di nuvoline. In realtà proprio la cima è lì un po' tra le nuvole, però si vede. 4810 metri. Non sporgersi. E ci sarà un motivo per cui l'hanno scritto. Purtroppo da questa parte c'è il vetro un po' rovinato, però comunque si vede abbastanza bene lo stesso. Guarda là, tutte le fenditure del ghiacciaio, e là il ghiacciaio che si insinua dentro nella vallata. Che figata. E quello è il famoso dente del gigante. Allora, ne è valsa la pena? Sì, altri 33 euro, ma ne è valsa la pena. Comunque, 33 euro ben spesi. Veramente ben spesi. Cioè, non l'avessi fatto e avessi visto qualcun altro che ha fatto un video del genere, mi sarei mangiato le mani. Comunque, io non so se sia il karma o il culo, ma che giornata della Madonna. Cioè, c'è proprio un sole bellissimo, si vedono tutti i colori. Pazzesco. Che roba è? Ma pazzesco. Guarda qua proprio tutti i crepacci. Un'esperienza assolutamente da fare. Cioè, la tratta in realtà che percorre questa mini cabinovia non è lunghissima, perché adesso vi faccio vedere esattamente da dove parte e da dove arriva. La cabinovia parte da là dietro e arriva in realtà là, su quella punta. Cioè, da qua in alto... Guarda come si vedono tutti i crepacci.
Comunque la partenza è da Punta del Brunner a quota 3400 metri e l'arrivo è a Gildumidi a quota 3800 e spicci. Comunque quelli della cabina via davanti sono tutte e due sullo stesso lato e pende pericolosamente verso una parte. Penso che il concetto di mettersi distribuiti omogeneamente non fosse molto chiaro. Siamo addirittura d'arrivo? Sì. Guarda l'ombra sul ghiacciaio, che effetto. Oh shit. Ah, ma non siamo arrivati. Ah, ah, ma non siamo arrivati. Era solo un inganno, perché in realtà è là l'arrivo. Degli escursionisti. Luna Colombo fa le foto a 3700 metri di quota. Quello là era l'intermedio dove siamo passati prima. E questa era solo l'andata. Adesso siamo quasi arrivati. Scenderemo, faremo un giretto molto veloce perché l'ultima partenza da qua è alle 3:30 e l'ultima partenza dall'Italia per scendere a Courmayeur alle 4:30, ma c'è anche un punto intermedio molto bello dove l'ultima partenza è sempre più o meno alle 4:30, dove c'è un giardino botanico. Quindi adesso scendiamo qua, facciamo un giretto, due foto, qualche video e poi rimontiamo subito su e vi facciamo vedere anche l'altro versante senza i finestrini in mezzo. Rifugio sullo sperone roccioso. L'arrivo che è qua sopra. Luna Colombo mangia i cracker, attenzione! Comunque si è santificato il grandangolo dell'iPhone, che ti fa fare delle riprese pazzesche. Comunque c'è pochina neve qua, eh? Arriviamo sulla sommità della montagna. Passi molto a filo. Cioè, andiamo a fare un giretto. Praticamente c'è un tunnel dentro la montagna e là indietro c'era un tunnel dentro al ghiaccio. Penso sia di gran lunga il posto più pazzesco dove siamo stati. Sì. Che posto della Madonna è? Siamo in cima al mondo. Tra l'altro pensavo di star facendo una foto sbagliata. Ok. Comunque bellissimo. Luna, dove stiamo andando adesso? Prendiamo l'ascensore che arriva sulla cima, più cima della cima più possibile. Bene, siamo dentro l'ascensore che arriva sulla cima assoluta di Gildumidi. Comunque vorrei ringraziare Arzuzzini perché parla inglese, perché se no non so come comunicare. Facciamo gesti. Gli ho chiesto, parli italiano? Tutti dicono no in Francia. English? Ti dicono English. Comunque in English si riesce a capirsi. Comunque c'erano 45 minuti di attesa per visitare la grotta dentro il ghiacciaio e 10 minuti di attesa in realtà non veri per arrivare su qua. Cioè praticamente eravamo là sotto, siamo arrivati fino a qua sopra. Comunque l'aria è abbastanza fresca. Non c'è un termometro, ma alla partenza c'erano 4 gradi. E Luna mi ha appena appoggiato la punta del naso alla faccia e tipo si sta per staccare. Il cartellone ci aiuta a capire che la cima del Monte Bianco è esattamente quella là in alto. 4810, ti ricordi quando ho detto ma così a spanne più o meno usando l'altezza del sole siamo a 3000? Qua metterò il flashback di quel video. Flashback. Nel mezzo di cammin verso il piccolo San Bernardo ci trovavamo davanti al Monte Bianco. Che figo. Luna, lo sai che è la montagna più alta d'Europa? No. Quanto è alta? Boh, sarà così a spanne, in base all'altezza del sole, penso sui 3000 metri.
End of flashback. Rimettiamoci in coda che qua i minuti passano e il rischio di rimanere in Francia è abbastanza elevato. Andiamo. La Batcaverna. Madonna, la Batcaverna. La Batcaverna. La sommità l'abbiamo vista, adesso vediamo qua avanti cosa c'è. Luna Colombo fa le scale. Prima eravamo là in alto. Ah, guarda, là sotto c'è Chamonix. Guarda il ghiacciaio che scende fino a un certo punto e poi si perde. Fino a circa 10.000 anni fa, prima della fine dell'ultima era glaciale, i ghiacciai da lì arrivavano fino dentro le valli. Leggevo ieri che avevano un'altezza media di circa 600 metri. Comunque si sente che siamo molto in alto perché manca l'ossigeno. Sì. Cioè abbiamo fatto delle scale mista già, sì, col fiatone e il singhiozzo che è venuto a luna. Purtroppo da questa parte ci sono un po' di nuvole, comunque si vede giù abbastanza bene la valle. Adesso facciamo vedere e poi ci incamminiamo, che l'ultima discesa verso l'Italia è tra 40 minuti, non si sa mai che ci sia un po' di coda. Non vorremmo rimanere bloccati in Francia. E comunque spettacolo che c'è anche poca gente. Cartello che indica le vette, a Aiguille d'Ouvert là in alto, il Cervino che credo oggi sia un po' annebbiato, non si vede bene. E là sopra, dove siamo stati prima, pazzesco. Luna, andiamo che qua l'ora si fa tarda. Non c'è nessuno. Siamo arrivati a prendere la cabinovia, così probabilmente facciamo in tempo a vedere anche un po' dall'altra parte se arriviamo prima. E è stato veramente bellissimo. Penso sia la cosa più figa che abbiamo fatto da sempre. Secondo me il sbuzzino assomiglia un po' a Dawson di Dawson Creek, aspirante regista. Sarebbe una figata, mi piacerebbe un casino, è una roba che proprio mi piace. Pensare alle inquadrature, come mettere le cose, come montarle, bellissimo. Ciao, grazie. Oh, che figata. In più senza coda, cioè, meglio di così veramente penso fosse molto difficile, se non impossibile. Vai che adesso lasciamo la base di lancio qua. 3, 2, 1... Comunque praticamente abbiamo girato tutta la postazione qua panoramica di Aiguille d'Humidi, è veramente figa. Probabilmente è anche più figa di quella che c'è su arrivando da Courmayeur e è anche più di 400 metri più in alto, quindi tanta roba. Luna mi ha fatto appena notare che là sta succedendo questo, scalata della parete verticale. Beh, ma ci sono anche molti che stanno facendo la traversata sul ghiacciaio, eh. Guarda lì. Altri lì. Sembra quando guardi i documentari sugli orsi polari nel loro ambiente naturale, che li vedi dall'alto tipo con l'elicottero e i droni che camminano in mezzo al ghiacciaio. E qua è simile. Luna Colombo, mangia i cracker! Con tanto di zoom, ti ho zoomata tantissimo. Comunque è vero, dopo che avete già speso 110 euro in due per fare il primo pezzo di salita, spenderne altri 66 magari vi può tirare un po' il culo. Però ne è valsa la pena? Tantissimo. Cioè, questi 66 euro secondo me valgono più dei 110 spesi in precedenza per fare il primo tratto. Sì. Perché è vero che è molto figo salire da Courmayeur, però la cabinovia è gigantesca. Una roba molto bella che ruota su se stessa, però allo stesso tempo siete dentro in tanti, cioè ma tanti, adesso non so, saremmo stati 25 persone, e quindi comunque non c'è un clima di intimità e ovviamente non si riesce a fare video in questo modo, c'è bordello, tutti che parlano. Comunque in questo video ci sarà solo il rumore di sottofondo di te che scarti cracker, grazie della partecipazione e del rumore di sottofondo. Comunque da questo lato si vede bene la pericolosità dei crepacci, camminando probabilmente non li vedreste. Ma guardate dall'alto come sono evidenti.
Comunque ovviamente cosa consigliano? Di non andare se non si è esperti alpinisti, se non si ha l'attrezzatura adeguata. Esatto. Da più avanti i crepacci si vedono ancora meglio. C'è un po' l'ombra di una nuvola, però si vedono molto bene. Occhio Luna, che siamo quasi all'intermedio e potrebbe essere un problema per te. Comunque la vetta del Monte Bianco è sopra a questo crinale. Si vede meglio oggettivamente da Aiguille du Midi che non da Courmayeur, cioè da Punta Heilbrunner. Comunque ogni volta che dico il Brunner mi viene in mente la Brugna. Brugna. Comunque anche tre ovetti dopo di noi sono vuoti, cioè due ovetti sono vuoti, e noi partivamo da là in alto. Intermedio. La Madonna, ma cos'è? Le funivie di Gardaland. Ma l'ha toccato, eh? Certo. Però ci sono i cosi come sulle barche per non andare a sbattere. Adesso dobbiamo fare l'ultimo tratto, che arriva là in alto, in quel punto, dove c'è la punta di Heilbrunner. Che la punta di Heilbrunner sarà quella lì. E adesso che siamo al di là dell'intermedio, si vede benissimo il Mer de Glace che scende là nella gola. Perché Mer de Glace? No, Mer. Come mare? Non merd, ah, merd di Josh. Abbiamo capito merd di Josh. Passaggio sopra il crepaccio, si vede proprio la stratificazione della neve qua. Comunque è molto triste pensare che, principalmente per l'impatto umano, questi ghiacciai nel giro di 100 anni probabilmente non ci saranno più. Purtroppo sta andando un po' tutto a scatafascio. E da più in alto andiamo, meglio si vede tutta la lingua di ghiaccio che scende giù nella valle. Adesso stiamo per svalicare. Immagino che lì sia un sistema di sicurezza, voglio sperare. Tutto ancorato alle pareti rocciose. E quella è la stazione di arrivo. Siamo quasi arrivati. Questo video durerà 85 minuti circa. O 85 episodi. No, farò un episodio solo da 85 minuti. Sarà un lungometraggio. Ringraziamo chi è arrivato fino a qua a vederlo. Non ringraziamo chi ha spento prima, ma tanto non lo saprà mai che non verrà ringraziato. Adesso arriviamo lì, scendiamo, facciamo un giretto anche nel punto qua sopra di Punta Heilbrunner. E dopodiché, se facciamo in tempo, andremo a vedere anche il giardino botanico che c'è alla stazione intermedia. Luna, dopo aver visto i minerali andiamo sulla terrazza a fare la foto? Quella là sotto è Courmayeur, dove vengono tutti i VIP, quelli col cash. Ora? Beh, anche qua non male, eh. No, è bello, ma guarda, c'è sotto. Ho guardato sotto ed è abbastanza alto, ma penso sia molto antiproiettile questo vetro. E qua c'è la sala espositiva con tutti i tipi di quarzo che vengono ricavati da queste montagne. Cosa fa Luna Colombo? Pubblico delle storie. Pubblichi delle storie? Esatto. Prego, vadi, non cincischi. Si è molto annuvolato rispetto a stamattina. Credo che la stia piovendo in realtà. Adesso tira una bella arietta fresca. Sì. Mi sa che mi allaccio giù. E prima eravamo là. Hai notato che c'è il fumo dalla bocca? Mamma mia, sono le Andiamo sulla sommità. Andiamo sulla sommità. 3466 più 1,3. Vai Luna, vai verso la sommità. Primo piano a sedere. Here we are. Direi che abbiamo visitato tutto a 360 gradi. Sì. Non rimane più niente da guardare. Andiamo verso valle? Sì. Che è una fame della Madonna. Anch'io. Sono le 4, non abbiamo ancora pranzato. Da stamattina a colazione abbiamo più mangiato niente, a parte due cracker cagati dentro la cabinovia. Dai, andiamo giù.
piacciono i vuoti d'aria? No, un attimo di vuoto. Esperienza interessante. Adesso ci fermeremo un attimo qua a metà a vedere cosa c'è, il giardino botanico eccetera. Sei pronto a vedere il giardino botanico? Botanic Garden. Però slunga il passo, no? Che la fai no. Scusami, ma non è caldo col maglione e giubbotto? Sto bene in maniche corte. E comunque quando eravamo andati a Villa Taranto, che è un giardino botanico, c'era roba più colorata. Probabilmente in montagna non cresce, quindi sono tutte piante un po' verdi. Torniamo indietro. Andiamo a prendere la cabina via per tornare a casa. More moments later. Ciao ragazzi! Ciao, buon giro! Ciao, ciao! E poi mi direte dal Gran San Bernardo. Ciao! Siamo arrivati giù dallo Skyway e visto che non avevamo pranzato e sono le 4:40 del pomeriggio, abbiamo preso gelato. Buonissimo! Vero, molto buono! Finita anche questa experience! Comunque siamo scesi, siamo dove tutto è iniziato e dove tutto finirà. In realtà adesso prendiamo il bolide e torniamo verso casa. Comunque è stata... Domani siamo in ufficio. Domani siamo in ufficio anche per me dopo 3 settimane. Comunque è stata un'esperienza veramente bellissima e... Vogliamo ricordare di chi è stata l'idea? Tua? E certo, chi l'ha trovato sul sito di... Sì, però devo dire una cosa. I 55 euro per arrivare a Punta Ebroner, sinceramente, è tanto e se vi fermate lì è un'esperienza incompleta che non vale 55 euro, secondo me. Se invece lì ne spendete altri 33, che dovrebbe valere molto di più quello in realtà, anche se la tratta è più corta, lì allora se fate la traversata fino a Guilderme, allora lì sì, che il prezzo vale quello che state andando a vedere. Quello. Cioè vi cambia completamente quello che siete venuti a vedere, cioè lì è una roba che non vedrete mai più. Cioè, nel senso, è qua e basta. Detto questo, andiamo a prendere il bolide e chiudiamo il video qua. Vuoi aggiungere qualcosa? A parte di seguirci sugli altri social e mettere il like a questo Instagram, video. Su Instagram, su TikTok, su Facebook. E questo sarà un lungometraggio. E su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi e continuate a seguirci. Anzi, questo è stato un lungometraggio perché chi è arrivato fin qua l'ha visto già tutto. Esatto, che saremo io, te, tuo nonno, tua nonna. Può essere, mia nonna più volte probabilmente. Dai, andiamo a pagare il biglietto e andiamo a casa. Alla prossima esperienza. Comunque volevamo ringraziare Ivan Facchinetti che ci ha consigliato di venire a fare questo pezzo panoramico. Cioè, praticamente non eravamo a conoscenza, guardate dove passa. Tutta sul ghiacciaio, si vedono tutti i crepacci, pazzesco. E dobbiamo arrivare là in fondo. Qua sotto tutte le fenditure nel ghiacciaio, una roba assurda, veramente pazzesco. E noi non eravamo conoscenza. Quindi Ivan Facchinetti, tanta roba. Grazie. Hai diritto a un ringraziamento pubblico da parte di Luna Colombo. Grazie Ivan.